Vi faccio vedere come preparo la cremina di lievito alimentare. Intanto metto 2 cucchiai di lievito e 2 cucchiai di olio. Poi aggiungo, io amo molto l'aglio in polvere e la cipolla in polvere. Se a voi piacciono altri odori, altre spezie, metteteli pure. Aggiungo poi un po' d'acqua e deve insomma diventare una cremina, quindi l'aggiungo fino a quando non abbia proprio la consistenza di una cremina, come vedete in questo momento. Quindi alla fine aggiungo un pochino di sale, chiaramente il sale a piacimento, e poi vi faccio vedere come la uso. La uso o come topping, in questo caso avevo dei broccoli con i ceci, oppure a scarpetta, o anche nell'insalata.